In compagnia di Cristiano Cremonini e di Giacomo Marchesini li andiamo a presentare. Cristiano Cremonini, ideatore e direttore artistico del premio Alberghini per giovani musicisti, e invece qua al mio fianco c'è Giacomo Marchesini che è un giovane musicista, nonché primo vincitore del premio. Non me ne vorrai, comincio prima dal direttore artistico, se non altro per introdurre un po' questo premio che ha la sua quarta edizione, ma che in questa quarta edizione insomma vede anche un po' forse qualche novità. Cominciamo da principio. Sì, dunque, ma il concorso è stato lanciato nel 2015 e, come hai detto bene, lanciai quest'idea, questo progetto di sostegno e valorizzazione dei giovani talenti all'interno dei comuni, degli 8 comuni dell'Unione Reno-Galliera. Perché avevamo notato che c'erano, io risiedo in uno degli 8 comuni, quindi a Castelmaggiore, quindi avevamo notato che c'erano tantissime scuole di musica e mancava un progetto che valorizzasse questi giovani talenti. Quindi lanciai quest'idea, l'idea fu subito accolta dalla presidente che è il sindaco Belinda Cottardi. E fu quindi approvato il progetto e partimmo con la prima edizione e fu subito un grandissimo successo. Dalla diciamo, Unione Reno-Galliera come area e come bacino di utenza ci siamo poi ampliati alla città metropolitana nella seconda edizione, nella terza abbiamo anche inglobato i comuni di Ferrara e di Modena e quest'anno, cioè questa edizione, la quarta edizione, per varie richieste abbiamo pensato di aprirci a tutta la regione Emilia-Romagna. Innanzitutto una cosa importante che è fatta probabilmente anche proprio apposta per i giovani è l'iscrizione gratuita. È un aspetto fondamentale soprattutto per i giovani che vogliono avvicinarsi a questo mondo. Guarda, hai fatto benissimo a ricordare questo aspetto. Essendo un ente intercomunale, quindi un ente pubblico ad avere istituito questo progetto, lo si è pensato come un servizio culturale che viene offerto a tutta la comunità e quindi abbiamo pensato che dovesse essere assolutamente gratuito. Ma e quindi non solo le iscrizioni sono gratuite e penso sia un unicum, non dico a livello nazionale, però sono davvero pochi i concorsi che offrono questa opportunità, ma anche i pianisti, ad esempio, i ragazzi che si iscrivono e hanno bisogno ovviamente di un pianista accompagnatore, possono scegliere se avere il pianista accompagnatore del premio e quindi in questo modo non pagherebbero neanche il maestro accompagnatore. È tutto fatto apposta per una grande partecipazione in realtà. Una grande partecipazione sì, e cercare di dare il massimo della valorizzazione a questi ragazzi, insomma, che penso ne abbiano bisogno. Io sono cantante lirico, ho fatto per 20 anni, insomma, ho girato un po' il mondo in tutti i teatri e ho pensato, credo sia importante valorizzare anche gli strumentisti. Io ho diretto per 7 anni un concorso lirico internazionale. Ma sul territorio erano talmente tante, diciamo, era più forte, diciamo, la tradizione della musica strumentale, cameristica. E quindi abbiamo pensato di valorizzare questi talenti e il progetto ha avuto da subito un grande successo. Pensate, le ultime 2 edizioni hanno toccato i 160 iscritti, insomma, pensate l'area della città metropolitana, insomma, ecco, quindi chissà come sarà, insomma, ecco, questa edizione, insomma, che si avvia ad essere regionale, quindi insomma, ecco, sono anche un po' preoccupato, devo Allora, prima di passare però a Giacomo, perché insomma sono anche tanto curiosa di capire per un ragazzo, per un vincitore, che cosa ha significato, come l'ha vissuta, ti faccio un'ultima domanda. Cosa prevede questa quarta edizione? Ci sarà qualche novità magari rispetto alle precedenti, insomma proprio a livello organizzativo o di partecipanti? Cosa prevederà? Ma sicuramente il numero di premi sono arrivati ad una trentina e con borse di studio per un valore che supera i 5.000 euro, un valore complessivo di 5.000 euro. Questo lo devo dire grazie è fondamentale che noi lo diciamo, al sostegno di tutti i Lions Club del territorio e da quest'anno, visto che ci apriamo alla regione, di tutto il distretto Lions regionale. Si chiama Distretto 108 TB. Lo dico perché anch'io sono un Lions e quindi posso dire, insomma, con vanto di quanto stanno lavorando, stanno per sostenerci. E poi da quest'anno anche Emilbanca,
che è una banca molto attenta, come penso Bologna sappia, al territorio, ha scelto di aderire e di sostenerci, quindi siamo veramente felicissimi. Quindi insomma abbiamo un team, anche il grande il storico negozio di dischi All for Music, ecco insomma c'è un bellissimo team che ci sostiene, ovviamente ricordiamo la partnership del Teatro Comunale di Bologna, insomma, che ci ospita ogni anno sia per la conferenza che per il concerto finale, e poi ovviamente Fondazione Musica Insieme e l'Accademia Pianistica Internazionale di Imola, che sono un po' i nostri due istituzioni musicali che ci supportano dall'esterno e che sono anche loro ovviamente danno un apporto fondamentale, insomma. Allora io passo alla mia sinistra invece e vado da Giacomo. Ciao Giacomo, innanzitutto tu sei il primo vincitore, il vincitore del primo premio Alberghini e suoni l'oboe, giusto? Allora raccontaci innanzitutto che esperienza è stata quella della vittoria del premio, quella della preparazione al premio, insomma come l'hai vissuta? Allora, diciamo che io mi sono iscritto serenamente a questo concorso perché era molto vicino, è il primo concorso che capitava vicino a casa mia, nel senso che il più vicino nel panorama dell'Emilia Romagna è sul Ferrarese, quindi ho detto, ah, c'è questa novità, iscriviamoci, prima edizione, buttiamoci molto, molto tranquillamente. Ed eravamo non in numerosi, comunque c'era già dell'alto livello, ma comunque insomma ancora le richieste erano comunque di bassi numeri. E feci questa audizione tra l'altro veramente vicino a casa mia, quindi andai addirittura a piedi, questo è un piccolo aneddoto perché appunto era comodo come, anche proprio come location, e l'audizione bene, andò bene, ci fu il concerto finale a 100 mi sembra, a piedi di 100 al teatro, e vinsi con un altro oboista, abbiamo vinto il premio ad exequo, primi posti ad exequo. Io però non potevo immaginare che tutto ciò potesse comportare diversi mesi dopo al fatto di essere spedito letteralmente in Russia, e mi ricordo la telefonata, passarono anche tanti mesi, 3-4 mesi, mi telefonò Cristiano, c'è questa possibilità di andare a Mosca tramite uno scambio culturale, io mi tremava la mano, posso dire, quindi alla fine andò in porto, tra l'altro io era il periodo che facevo la quinta superiore, a cavallo, il periodo sarebbe stato a cavallo di aprile-maggio, e quindi c'era anche da gestire comunque la scuola, avrei avuto l'esame di finale, e quindi ci fu questa occasione, partì con una mia un'altra che suonava il pianoforte e con un ragazzo che veniva dal Maggio Fiorentino, tutti giovanissimi, eravamo a cavallo dei 20 anni comunque di età media, 3 settimane là e studenti al conservatorio Tchaikovsky di Mosca, e questa città enorme, e niente, buttati là come studenti Erasmus, studiavamo dalla mattina, sì, nel senso proprio come avevamo diversi, in 3 settimane abbiamo avuto 13 o 14 lezioni con 2 o 3 insegnanti del conservatorio in lingua inglese, perché ovviamente sarebbe stato difficile, è stato scomodo, esatto, e niente, eravamo studenti, avevamo il nostro badge, entravamo, quindi poi c'era una tutor che ci ha fatto 2 o 3 indicazioni, ci ha fatto fare delle guide durante, insomma è stato comunque ricca, e intanto i miei compagni di scuola facevano scuola, quindi io ero a casa di Dio, come si dice a Bologna, mentre i miei compagni avevano l'esame, avevano la scuola, e tornai a scuola e mi buttai sull'esame, e vediamo come va, e alla fine ho portato a casa anche l'esame di fine anno. Questa esperienza deve essere stata veramente un'esperienza ricca per te, che ti deve aver arricchito anche tantissimo. Allora cosa ti senti magari di dire e di consigliare a tutti quei giovani musicisti che invece adesso si vogliono iscrivere alla quarta edizione di questo premio, che vogliono credere nella potenziale vittoria, insomma che consigli ti senti di dargli? Guarda, più passano gli anni più questo concorso si ingrandisce, quindi l'anno prossimo sarà europeo, cioè più passano gli anni più diventerà mondiale, come posso dire. Quindi ti dice calma intanto il tuo direttore architettista. Però come dire, più passano gli anni più comunque il cerchio, l'asticella si alza, la qualità aumenta, quindi io voglio, la cosa che propongo ma in generale per i concorsi è quella di buttarsi, quindi di andare di partecipare, di non essere vincolati dal dire non mi sono preparato, perché magari la volta buona è che
che va bene anche se bisogna studiare eccetera, ma comunque buttiamoci e non si sa mai. Quindi c'è un concorso, un'audizione, io ho un'età che comincio a fare anche audizioni per le orchestre, perché comunque ci si può già lavorare anche non essendo diplomati, non sono ancora diplomato, quindi si possono già fare concorsi per le orchestre. No, e dico a un musicista anche giovane che magari non ha avuto mai esperienze di concorsi, magari piccolo, perché comunque l'età si aggira anche, ci sono anche molti giovani, bisogna cominciare a fare concorsi, abituarsi al suonare davanti a una commissione, abituarsi, suonare, perché suonare aiuta a suonare. Non c'è altro modo per imparare a suonare in pubblico, è suonare in pubblico, perché in cameretta è un conto e quindi niente, buttatevi, questo voglio dirvi. Allora, tu suoni l'oboe, che è comunque uno strumento abbastanza particolare, no? Prima nel fuori onda dicevamo, ma insomma c'è così cose così semplici tipo la chitarra classica, piuttosto che il basso, la batteria, insomma... quelle cose un po' che forse vanno anche un po' di moda, visti i gruppi e le boy band, no? Esatto, comode. L'oboe è uno strumento molto, molto particolare. Innanzitutto ti chiedo come hai deciso di cominciare, di scegliere proprio questo strumento. E poi insomma il tuo direttore artistico diceva racconta un aneddoto, e quindi vogliamo sapere anche questo aneddoto. Diciamo che allora io ho fatto le medie a Castelmaggiore, che sono una delle poche che fanno anche il corso musicale appunto, e c'erano quattro strumenti: chitarra, flauto traverso, pianoforte e oboe, che dei tre è quello più forse anche espansivo anche di costo, come posso dire, più di nicchia, ok? E io ho sempre avuto un talento per la musica, comunque suonavo le pentole con la batteria, insomma la musica un po', ero molto curioso e niente, mi illuminai perché comunque facevo le elementari e gli insegnanti delle medie musicali venivano alle scuole elementari per cominciare a vedere, visto che il 1° maggio e Castelmaggiore sono vicini, quali potevano essere quelli che potevano avere del talento anche in boccatura, anche da solo fisico, capito, come posso dire, di particolari caratteristiche. A me consigliarono l'oboe, che niente, mi sono illuminato e ho detto voglio suonare l'oboe, cioè io voglio suonare quello, nessuno della mia famiglia lo conosceva, io per primo tornai a casa e mi guardarono come per dire ma Giacomo, ma abbiamo tante chitarre in cantina, cos'è l'oboe, la chitarra in cantina, la nonna ne ha 3-4, ma il flauto traverso comunque era più conosciuto. E niente, mi lanciai e... Tanto amore a prima vista. No, letteralmente, comunque è uno strumento... Sì, anche poi un ragazzo che viene dalle elementari e si approccia alle medie deve approcciarsi anche a quello che sono le materie musicali, quindi allo studio di uno strumento, a materie anche noiose come possono essere la storia della musica, così. Mi tuffai e niente, portai avanti il percorso delle medie e della mia classe dei 98 delle medie, non praticamente soltanto io, ho portato avanti lo strumento anche alle superiori, faccio il liceo musicale, adesso in conservatorio, perché molta gente che magari suona l'oboe dei miei compagni hanno tutti mollato, perché comunque o ti piace o non ti piace, non te lo puoi far andare a piacere, perché... Un bambino che si avvicina all'oboe è bene che ci pensi bene, non perché voglio spaventarlo, perché comunque si accorge nella vita che è scomodo, nel senso che è meraviglioso, è conosciuto da tutti lo riconoscono, ah che bello, ah quello è l'oboe, che bello, però bisogna veramente starci dietro, perché ci sono strumenti meno complicati, tutti sono belli ma ci sono quelli più complicati e meno complicati. L'oboe, una volta che lo cominci, bisogna starci molto dietro, lo ripeterei a chiunque. E quindi soltanto io l'ho portato avanti questo percorso e niente. Hai fatto della musica la tua vita ormai, perché direi che è chiaro. Allora adesso vogliamo sapere però l'aneddoto. Mi è arrivata la telefonata 2 giorni fa dal numero che non conoscevo. Tra l'altro l'aneddoto forse è questo, perché pensavo il numero non era salvato, era un 3-4 qualcosa, pensavo che fosse un mio compagno di scuola che mi chiamava, quindi alzai la cornetta e ho risposto pronto, ma così non serio, così per fare un po' il giocoso, l'asino. E invece dall'altra parte c'era il direttore del Teatro Olimpico di Vicenza, che partì sparato dicendo salve, vorrebbe accettare la convocazione per le prove, la produzione dal 27 al 31. Io ascoltavo e dicevo ma sto parlando, cioè sa chi sono? Sì, lei è Marchesini Giacomo? Ah sì, sono io, perché pensavo che avesse sbagliato numero, che io non avevo mai fatto audizioni. Mi ha contattato il maestro Davide Sans, mi ha dato il suo contatto e vorrebbe partecipare. Io subito, proprio non ci ho pensato un attimo e... niente, quindi mi tremava la mano mentre proprio parlavo al telefono. È una produzione che si svolgerà dal 27 al 31 al Teatro Olimpico di Vicenza per il concerto di San Silvestro il 31 sera e niente, quindi dopo...
Allora, penso sia uno dei pochi musicisti che conosca che è riuscito per un certo periodo di tempo a portare avanti sia l'attività dello strumento che il calcio. Dunque lui era portiere di calcio, fra l'altro. Tu eri un portiere, quindi cioè, in realtà due cose completamente diverse, la musica e lo sport. Lo sono ancora teoricamente, però diciamo che sì. Tu lo sai che un collega, un mio carissimo collega giornalista di Repubblica, è un bravissimo giornalista di calcio sul Bologna e un altrettanto bravo giornalista ma esperto di musica classica, Luca Baccolini. Quindi insomma sono vicina a questa dicotomia, no? Tu calcio e musica. Sì, io ho fatto il liceo musicale, potevo scegliere di fare il conservatorio come tanti miei compagni l'hanno fatto, ma avevo il calcio perché io ho giocato insomma nelle giovanili del Progresso, comunque adesso ho sempre giocato a pallone, mi è sempre piaciuto perché comunque avevo del talento anche lì. Poi crescendo col tempo mi sono accorto che non tanto del talento minore che avevo nel calcio, proprio mi interessava di più e mi dava più soddisfazione, e forse avevo anche più soddisfazioni nella musica, e quindi ho portato avanti finché ho potuto, sapendo anche quando magari ero più piccolo che prima o poi avrei dovuto scegliere uno o l'altro, perché tutte le volte che avevo un concerto una partita, tutte le volte, quindi era sempre un problema scegliere cosa faccio, cosa non faccio. Quindi un portiere mancato ma un oboista ritrovato praticamente. Sì, direi di sì. Proprio il portiere ha scelto, no? Voglio dire, perché fin tanto... Un ruolo in cui dicono che bisogna essere un po' matti per fare il portiere, dicono così, dicono così. Pure a suonare l'oboe, perché non conosco oboisti normali. Le dita sono pregiatissime per un oboista, no? E giocare e parare una palla, esatto. Voglio dire, comunque è andata benissimo, adesso hai preso, diciamo, la retta via. Allora, io mi resta che farti l'in bocca al lupo incredibile per tutto, ovviamente, la tua carriera, la tua vita musicale, perché insomma sei veramente un ragazzo impegnato nella musica, che ha scoperto una strada che evidentemente ti piace molto, ma evidentemente hai anche del grande talento, ma tra poco ti sentiremo anche perché daremo un assaggino di quello che sei con l'oboe. Non ti possiamo far parare dei rigori, però intanto ti facciamo suonare l'oboe. E Giacomo, in bocca al lupo per tutto e complimenti davvero. Gentilissimi, grazie mille. E complimenti anche a te Cristiano, perché insomma ideare questo premio e portarlo avanti per 4 edizioni, crescere anche insomma ragazzi con questo talento non è da tutti, e quindi complimenti e in bocca al lupo anche per questa 4ª edizione. Viva il lupo, grazie infinite, grazie a tutti.